profetiche parole. 7 giorni dopo diventavo una rotellina di quella macchina perfetta che aveva mosso il mio destino quando ero ancora guastalla. Le presento il dottor Luciano Bianchi, di cui ho già parlato. Benvenuto. Piacere. La signora Viganò, con la quale lei dovrà collaborare, le spiegherà le sue mansioni. Sono certa che lei saprà espletarle con intelligenza e diligenza. Arrivederci. Dunque, caro dottor Bianchi, lei è in prova, vero? Sì, sì. Di qua. Allora non si faccia illusioni, sir. Se lei non ha qualche congiunto deceduto in sciagure minerarie o in qualche guerra, lei ha poche speranze di restare. Questo è una specie di limbo, vede? Ah, guardi, tenga il notitino. Scusi, ma io cosa dovrei fare? Collaborare con me. Io dirigo una rivista specializzata che nessuno legge, naturalmente. È una matita radio, sa, mica una matita qualsiasi. Dunque, la rivista esce ogni 3 mesi. E siccome lei conosce il mestiere, sa benissimo che per farla bastano 10 giorni. Come funziona, scusi? Come funzioni non lo so, però serve la direzione per chiamarci quando siamo fuori strada. Ah, ho capito. Perciò, caro dottor Bianchi, se vorrà rimanere, dovrà fare molta polvere, sa. Una nuvola di polvere nascondercisi dentro. Mi chiamano. Non vogliono mica niente, sa. Proprio niente. Mi scusi, sa. Aveva ragione la vedova Viganò. Oggi l'impiegato deve soprattutto far polvere. Per prima cosa farsi una segretaria, magari mezza per cominciare. La segretaria intera metterà poi al mondo per partenogenesi 2 segretarie più piccole, 4, 8 e avanti così. Nonostante l'aspetto fragile, queste segretarie hanno una fibra durissima e prendono il sopravvento sugli uomini, che invece sono stanchi perché hanno sulle spalle millenni di storia faticosa ed ingrata. Segretarie, per esempio, sa soltanto leccare francobolli e buste, però è indispensabile, perché ha saputo fare in modo che le lettere che io scrivo diventino un'attività subordinata al leccamento suo. Beh, ma mi lasci almeno scrivere, no? Scusi. Mi scusi, dottore, ma io devo preparare le buste, chiuderle, applicare i francobolli, spedirle